Saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo saggio appena pubblicato da Viella che si intitola Manoscritti miniati in Italia della Biblioteca Ambrosiana di Milvia Bollati e Marco Petoletti, che sono i nostri graditissimi ospiti. È anche specificato, e poi magari ce lo diranno i nostri ospiti, fondo interior il 300, quindi parliamo di un periodo ben definito nel quale sono presentati questi manoscritti. Quindi io, come mia abitudine, non rubo altro tempo ai nostri ospiti e lascio subito loro la parola. Prego, prego a voi. Grazie, grazie per questa opportunità. Il lavoro che qui presentiamo è un lavoro di lungo corso che nasce dalla collaborazione di studiosi di diversa formazione. Io, per esempio, sono più un paleografo, uno studioso dei manoscritti, delle antiche scritture, e anche un filologo, uno studioso dei testi. La mia collega, invece, è un'eminente storica dell'arte, in particolare una studiosa di storia della miniatura. Sicché l'incontro di queste due esperienze in un certo senso può contribuire a capire meglio quella miniera di storie, possiamo chiamarla così, che è un manoscritto medievale. Un manoscritto dove si fondono, come in un crogiolo, esperienze diverse. Le esperienze dei testi, le esperienze delle scritture e dei copisti, ma nel contempo, nel caso dei manoscritti che qui vengono presentati, anche l'esperienza straordinaria della miniatura, di quell'arte che, come diceva Dante, fa veramente ridere le carte. Siamo alla Biblioteca Ambrosiana, Milano, un centro di cultura straordinario fondato all'inizio del 600, del 1600, dal cardinale Federico Borromeo. Tutti noi ricordiamo l'eminente ritratto che è stato fatto di lui dal Manzoni nel suo romanzo principale, Nei Promessi Sposi, un promotore della cultura. Il cardinale Federico Borromeo, nel corso della sua vita operosa, organizzò veramente una caccia di manoscritti, andando alla ricerca dei tesori più preziosi nelle diverse lingue, arabo, greco, latino e anche i volgari, per arricchire la sua istituzione e farne un cuore pulsante di ricerca, di sviluppo futuro della cultura. E per questo il cuore, il nucleo è rappresentato dalla biblioteca. Biblioteca con i testi moderni come supporto allo studio, ma biblioteca anche con i manoscritti, i testi degli antichi che andavano poi indagati. Ed è per questo che, sin dalla sua fondazione, la Biblioteca Ambrosiana si è arricchita di molti manoscritti antichissimi, medievali e anche di epoca moderna. E ancora adesso è una delle biblioteche principali, potremmo dire, che si trovano in questo mondo, non soltanto qui in Italia, dopo, non so, la Biblioteca Apostolica Vaticana, la Biblioteca Nazionale de France, la British Library di Londra. Veramente la Biblioteca Ambrosiana è un cuore pulsante di cultura, è una raccolta straordinaria di molti manoscritti medievali. Tra questi manoscritti ce ne sono di antichissimi, come per esempio i codici che provenivano dall'antica abbazia di Bobbio, fondata da Colombano addirittura all'inizio del VII secolo e che lì si sono fortunosamente raccolti. Ma ci sono anche manoscritti più moderni, più vicino a noi contemporaneamente, manoscritti dell'epoca di Dante, di Petrarca e di Boccaccio, manoscritti insomma del 300. E il nostro volume si concentra proprio sul 300 e in particolare sui manoscritti prodotti in Italia, decorati in Italia, dove peraltro nel periodo l'arte della miniatura raggiunge dei livelli decisamente molto alti. Si tratta di un nucleo compatto, il fondo inferior è una parte della straordinaria ricchezza esibita dalla Biblioteca Ambrosiana e speriamo che dopo il fondo inferior avvenga anche il volume dedicato al fondo superior, il secondo fondo della Biblioteca Ambrosiana. Sono in genere i manoscritti questi di formato maggiore,
che nella biblioteca originaria concepita dal cardinale Federico si trovavano in basso, ecco perché inferior, perché erano più alti, erano più grossi e quindi si faceva un po' fatica se si fossero collocati in alto. I manoscritti più piccoli invece costituiscono e costituivano allora il fondo superiore. È una carrellata straordinaria che viene qui presentata in questo volume con anche un apparato iconografico veramente ampio. Abbiamo quasi 90 tavole, proprio perché non può esistere un libro dedicato ai manoscritti miniati che rinunci a questo apparato iconografico che sostenga la nostra narrazione, il nostro racconto. Ci sono circa 50 manoscritti, sono un po' meno di 50 manoscritti, 44, che vengono presentati nelle loro caratteristiche portanti. Da un lato anche una descrizione tecnica, se vogliamo scientifica del manoscritto, le sue misure, la codicologia del manoscritto, ma un nucleo fondamentale dedicato anche al contenuto del manoscritto. Che cosa il manoscritto porta? Che cosa ci trasmette? Quali sono i testi che vengono consegnati attraverso la calligrafia alle generazioni successive? Ed è questo, è fondamentale, perché ci permette di capire in un ponte di collegamento anche la decorazione, perché spessissimo la decorazione trova una perfetta corrispondenza con i testi che vengono trasmessi dai manoscritti. E poi una parte sulla storia dei manoscritti. Dove era custodito prima che arrivasse all'inizio del 600 o più tardi alla Biblioteca Ambrosiana? Di quale istituzione ha fatto parte? Chi ne sono stati i proprietari? Ed ecco che corrono sotto i nostri occhi anche manoscritti straordinari. Ricordo per primo, perché è famoso, celebre, il manoscritto cosiddetto Virgilio Ambrosiano, per eccellenza, per antonomasia. È un codice che finì nelle mani, venne commissionato dal padre di Francesco Petrarca. Petrarca poi lo perse per qualche anno. Quando muore il padre nel 1326, il libro, che era bello, prezioso, finisce nelle trafile della successione ereditaria. C'era anche lì una perfida noverca, una cattiva matrigna che mette le mani sul manoscritto. Ma poi finalmente, qualche anno più tardi, lo testimonia una nota autografa, nel 1338, ad Avignone Petrarca riesce a riconquistare quel volume, che diventa il libro che, come egli stesso scrive, più spesso ritornava sotto i suoi occhi. È il libro a cui volle affidare le memorie intime, per esempio quelle della morte dei defunti, il figlio Giovanni, ma soprattutto l'amata Laura. È il libro che accoglie sul primo foglio la nota obituaria, la nota di morte del 1348, anno della pestilenza, per Madonna Laura. Ma poi, quando nel 1338 quel libro ritornò nelle sue mani, ecco che lo volle in un certo senso far ridere, affidando al suo amico, straordinario artista Simone Marcini, una miniatura. E qui abbiamo la collaborazione tra l'arte della letteratura e dello scrivere, Petrarca che verga con la sua bellissima gotica i cartigli in lode di Virgilio, in lode di Servio, che è il commentatore di Virgilio, ma anche in lode dell'artista, e la meravigliosa miniatura che rappresenta una sorta di allegoria dei poemi virgiliani. Ecco che uno dei libri che viene qui presentato è appunto il Virgilio Ambrosiano. Ma poi ci sono bellissimi testi con i classici latini, in cui l'arte della decorazione, come ci dirà poi la mia amica Milvia, rappresentano un complemento straordinario, perché permettono di costituire una sorta di esegesi, una sorta di spiegazione attraverso le immagini dei testi antichi. Abbiamo Livio volgarizzato, tradotto dunque in italiano, con un complesso di decorazioni che costituiscono forse la più bella rappresentazione visiva delle antiche storie di Roma raccontate da Tito Livio nella prima decade. Abbiamo Plinio il Vecchio, l'Enciclopedia degli Antichi, ove i capolettera in un certo senso costituiscono una sorta di introduzione al contenuto dei singoli libri.
Ma vorrei fare una precisazione soltanto su un altro testo che è un pochino particolare. Solino, Solino, chi è costui? Ecco, un testo non certo tra i più letti attualmente. È un antico latino che ha scritto una sorta di compendio, di riassunto delle meraviglie, delle cose straordinarie che si trovavano nel mondo e che già precedentemente erano state raccontate da Plinio. Un compendio di meraviglia, di miracoli. Gli uomini che avevano la testa di un cane, i cinocefali, animali straordinari, la lotta tra l'elefante e il boa. Ebbene, qui la Biblioteca Ambrosiana custodisce forse uno dei codici più straordinari di Solino, perché è l'unico codice in cui tutti questi monstra, lo dico alla latina, di queste cose straordinarie vengono descritti. Non attraverso le parole, ma attraverso le immagini. Ma poi abbiamo anche libri giuridici severi, dove la miniatura però serve per introdurci anche nella complessità della tradizione giuridica antica, poi declinata nel Medioevo attraverso le spiegazioni. E abbiamo i libri liturgici, quelli che servivano per il culto divino. Non sono poi tantissimi nella Biblioteca Ambrosiana, segno anche degli interessi del cardinale Federico Borromeo, che forse era più interessato ad altri. Eppure alcuni dei messali che volle raccogliere per la sua istituenda biblioteca sono veramente tra i tesori e i capolavori dell'arte della decorazione. Ma non vorrei, ed è l'ultima cosa che voglio dire dal punto di vista proprio dei testi. Poi lascio la parola alla mia collega. Non vorrei trascurare anche una serie di volumi che hanno un'apparenza un po' inferiore, insomma, sono quelli con le decorazioni più andanti, meno brillanti, meno scintillanti, con l'uso di poco oro, con l'uso di poco lapislazzolo, insomma, i colori che costavano o le decorazioni che costavano. È una serie di libri di studio dedicati probabilmente agli studenti del secondo latino, potremmo dire così, quelli che in un certo senso intraprendevano la carriera per imparare meglio le lettere degli antichi, che portano i testi nudi e crudi, senza commenti, così trascritti in maniera molto pulita, in gotica libraria e con una decorazione semplice, in genere come il ritratto dell'autore. Non sono forse tra le miniature più appariscenti di questo catalogo, ma nel contempo ci introducono nell'ambito di una storia che è una storia animosa, dove il libro doveva essere bello, anche il libro di studio, anche il libro destinato ai banchi di scuola doveva avere la sua bellezza, la sua apparenza. E tutto questo percorso di testi, di storie, di manoscritti e come vedremo appena adesso di decorazione, traluce nelle pagine di questo catalogo e il merito naturalmente soprattutto dei bellissimi manoscritti raccolti dal cardinale Federico Borromeo e a noi è stato affidato l'umile compito, insomma, di presentare secondo le nostre forze questi tesori per un pubblico più ampio che si avvicini con noi ad amare questi oggetti straordinari che sono i manoscritti medievali. Ecco, ti lascio volentieri la parola. Grazie, allora, una presentazione che ha toccato tantissimi punti del nostro lavoro e dalla quale si può facilmente comprendere come il manoscritto sia stato studiato sotto tantissimi aspetti, quello paleografico, codicologico, soprattutto testuale, e infine quello un po' della decorazione, quindi anche sotto l'aspetto iconografico, sotto il programma illustrativo che presiede un po' alle illustrazioni di questi manoscritti, nonché dove possibile anche all'identificazione dei miniatori. Ci sono infatti alcuni nomi notissimi che sono noti attraverso tantissimi studi e pubblicazioni, da Niccolò di Giacomo piuttosto che il maestro del Messale di Roberto Visconti, lo stesso Simone Martini, Virgilio del Petrarca, che ha appena citato Marco, ed altri che purtroppo sono rimasti anonimi. Quindi il nostro lavoro si è concentrato proprio sullo studio del codice,
Ma può essere letto anche a più voci, perché è un catalogo che presuppone una lettura parallela sia per la parte appunto testuale, e Marco prima ricordava, no, come sia stato indagato in maniera così puntuale, minuziosa anche il contenuto di ogni singolo manoscritto, ma a questa essenziale descrizione del contenuto del codice è stata affiancata, e questa forse è la grande novità di questo catalogo nel panorama editoriale attuale, non solo italiano, è stata affiancata, dicevo, anche una descrizione altrettanto puntuale, spero, e rigorosa dell'apparato, quindi illustrativo, con l'identificazione, ad esempio, del video, che presenta disegni ad ogni foglio di tutte le scene per le quali è stato fatto un lavoro proprio di lettura parallela testo-immagine. Quindi questo è stato un po' il nostro obiettivo, non studiare il manoscritto come spesso avviene solo sul fronte, che può essere quello paleografico, codicologico, filologico o semplicemente storico-artistico, ma intrecciare competenze diverse, formazioni diverse, ambiti diversi di studio che però sono tutti necessari alla vera comprensione del manoscritto. Questo è un po' l'obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio del nostro lavoro e forse uno degli elementi di novità di questo volume rispetto ad altri cataloghi. Quindi questo è un lavoro che consegniamo ai lettori, agli studiosi, anche agli studenti e che può, mi auguro, avere diversi fruitori per quanto riguarda differenti tracce anche di studio, quindi sia per la storia della miniatura che anche per altri studi letterari o filologici. L'apparato fotografico è assolutamente eccezionale, di questo ringraziamo ovviamente Biella perché ha contribuito con questo corredo di tavole tutte a colore a una migliore comprensione e lettura delle schede, trattando noi di manoscritti miniati che sono solo una piccola parte dei manoscritti trecenteschi della Biblioteca Ambrosiana, tra l'altro solo quelli miniati in Italia, perché poi ci sono manoscritti ovviamente miniati in altre regioni, Francia, Germania o Spagna, che ovviamente non sono stati compresi in questa nostra prima selezione. È necessario corredare proprio la scheda storico-critica con anche l'immagine che renda conto anche del lavoro che è stato fatto e delle possibili ipotesi di lettura che sono state formulate. Completa poi il testo, la bibliografia, e insomma, scorrendo le pagine della bibliografia ci si rende conto anche della, della mole del lavoro che è stato affrontato e uno utilissimo, secondo noi, indice dei nomi dei manoscritti. Si presenta anche questo piccolo catalogo come un possibile strumento di lavoro e di studio per future ricerche sui manoscritti della Biblioteca Ambrosiana e non solo. Ecco, questo è stato un po' il nostro lavoro, il nostro augurio, insomma, di aver fatto qualcosa che possa aiutare a meglio diffondere la conoscenza di questi codici e del patrimonio librario, ovviamente, della biblioteca, che è una delle più importanti istituzioni milanesi. Ecco, grazie. Beh, che dire, intanto una grande invidia, almeno da parte mia, perché io posso solo guardarli dal punto di vista estetico, poi da lì a capire e a leggere come siete in grado di fare voi, ce ne passa, eh? Sono anni e anni di studio per riuscire a decodificare dal punto di vista proprio anche della scrittura, oltre che delle immagini. Quindi, e sicuramente credo che il lettore si potrà beare della vista di questi meravigliosi codici e poi deciderà di andare a visitare la Biblioteca Ambrosiana, perché sono solo una parte Esatto. di questa immensa collezione che noi abbiamo e che merita assolutamente di essere vista, seguita Conosciuta e attraverso. conosciuta Sì. esattamente e ringraziata per quest'opera meritoria. Io allora a questo punto ricordo il titolo del testo, che è Manoscritti miniati in Italia della Biblioteca Ambrosiana, pubblicato da Viella da pochissimo,
di Milvia Bollati e Marco Petoletti, che abbiamo avuto il grandissimo piacere di avere i nostri ospiti. E che dire, andate in Ambrosiana a vedere tutto il resto dopo aver comprato il libro, ovviamente. Quindi ringrazio tantissimo i nostri ospiti. Grazie, grazie. E noi ci rivediamo alla prossima video presentazione. Grazie a tutti. Grazie, grazie. grazie.